Grazie anche per l'accoglienza con questa standing ovation. Oh, vedete, gli antichi romani erano persone molto pratiche, non erano intellettuali, non ci hanno lasciato nulla di filosofico, erano conquistatori e mercanti. E per questo hanno inventato il diritto e lo hanno esportato in tutto il mondo. Non abbiamo nessuna grande scoperta filosofica, ma abbiamo il diritto. E se ne intendevano, Proprio per questo avevano una regola fondamentale. Leges non sunt multiplicande sine necessitate. Cosa vuol dire? Che non bisogna fare legge se non c'è bisogno. Perché non è che seminando leggi si raccoglie giustizia. Anzi, più leggi ci sono, peggio è. Ed era una regola d'oro che noi purtroppo non abbiamo ereditato, perché sapete che l'Italia è il paese che ha più leggi del mondo, 200.000. In America, negli Stati Uniti, dove non hanno fortunatamente questo fenomeno della iperlegislazione, utilizzano tre criteri fondamentali. Primo, le leggi si fanno solo in caso di reale necessità. Due, solo nel caso in cui non sia possibile ricorrere ad altre forme meno vincolanti, cioè ad essere proprio l'estrema ratio. Terzo, prima di fare una legge bisogna sempre valutare il rapporto costi-benefici. Cioè, faccio sta legge? Ma quanti vantaggi mi dà e quanti svantaggi mi dà? Infatti in America hanno pochissime leggi e funzionano. Noi ne abbiamo tante ma non funzionano. Tutta questa premessa per dire, ma c'è bisogno oggi di una legge che tuteli penalmente una certa categoria, cioè gli omosessuali, i transessuali? Hanno o no una tutela penale queste persone? Ce l'hanno. Oggi guardate che se uno commette un reato, qualunque, ingiurie, diffamazioni, violenze, qualunque, lo picchia, omicidio, nei confronti di un'altra persona solo perché è omosessuale, no? E oggi viene condannato con un aggravante. Cioè l'articolo 61, numero 1 del codice penale, prevede questa aggravante per motivi abietti e futili, e guardate che viene applicata anche abbastanza severamente dai magistrati. C'è un caso che io ho seguito, in particolare, a Napoli, eccolo qui, ed è la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione ottava, collegio C, dell'11 dicembre 2014, che ha condannato tre delinquenti, che hanno picchiato un ragazzo solo perché era omosessuale. Sapete a quanto sono stati condannati ciascuno? 10 anni. 10 anni di reclusione. E sapete qual è la cosa interessante che non si dice? Che il presidente dell'Arcigay di Napoli, Antonello Sannino, definì questa sentenza così. È una sentenza importantissima, perché potrà aiutare a trovare il coraggio di denunciare chi subisce e per paura non si rivolge all'autorità giudiziaria. Questa decisione dimostra che si può fare giustizia e anche in modo molto chiaro. E ovviamente questa cosa finì su tutti i giornali. Omofobia, sentenza esemplare, 10 anni perché pestarono un ragazzo gay. Picchiarono un gay, 10 anni di reclusione. Reazioni dell'Arcigay, una pena esemplare. Piazza Bellini, fu un'aggressione vigliacca. E allora? Possiamo finire qui la conferenza? Non c'è bisogno. Finiamo.
Dico, però meschini, se nel lavoro, se sono discriminati, non vengono assunti, vengono licenziati. Beh, gli omosessuali, i transessuali, i bisessuali, tutta la categoria, sono nel campo del lavoro tutelate da tre leggi. Il decreto legislativo 216 del 2003, la legge numero 183 del 2010 e la legge numero 76 del 2016. Li tutela da tutte qualunque discriminazione. Cioè. E allora? Ne dobbiamo fare un'altra? Qual è? Di che cosa stiamo parlando? C'è un fenomeno di discriminazioni nel nostro paese? Quanti sono? Ora sono girati tanti numeri a vanvera. Noi, che siamo persone serie, andiamo a vedere quali sono i numeri ufficiali del governo, delle istituzioni. C'è un organismo che si chiama OSCAD, cioè l'Osservatorio per la Sicurezza contro gli Atti di Discriminazione. È un'istituzione interforze fatta di polizia di Stato e carabinieri che registrano il numero dei casi segnalati, e segnalati, non accertati, solo segnalati. Sapete, dal 2010 al 2018 quanti sono stati i casi di segnalazione per discriminazione dovuta a orientamento sessuale? 197. Dovute a identità di genere? 15. Totale fa 212, che diviso 8 fa 25-26 casi l'anno di segnalazioni. Non è proprio un fenomeno che richiede l'intervento del legislatore. Poi il nostro paese è omofobo. Guardate, voi lo sapete, sono venuto qua 7 anni fa e purtroppo riparliamo dopo 7 anni della stessa cosa. Ho letto di tutto. L'unico studio veramente fatto bene, serio, totalmente insospettabile, perché è fatto dal Pew Research Center, che è uno degli istituti demoscopici più accreditati degli Stati Uniti, totalmente laico, anzi politicamente corretto, ha fatto uno studio, The Global Divide on Homosexuality, ha analizzato e studiato l'atteggiamento della popolazione nei confronti dell'omosessualità e transessualità in tutti i paesi del mondo. Sapete da questo studio che cosa è venuto fuori? Che l'Italia è nella top 10, cioè nei primi 10 paesi più gay friendly del mondo. Noi siamo, ecco qui, con il 74% della popolazione italiana che non ha problemi nei confronti degli omosessuali. Siamo un gradino sotto la civilissima Gran Bretagna, che ha il 76, che a sua volta è un gradino sotto della laicissima Francia, 77. 74, 76, 77. Tra l'altro SVG, che voi sapete è un istituto demoscopico di sinistra, Repubblica, ha fatto un sondaggio su quali sono i nemici, le categorie che gli italiani odiano. Guardate, 45% le mafie, 39% gli evasori, 34% i politici, 30% i criminali, 22% le banche, 17% i poteri forti, 16% fannulloni, 12% immigrati, 8%... Non esiste neanche la categoria omosessuali. Non è neanche percepita. Ma il nostro paese è un paese omofobo? Guardate. Ci sono solo due dati. Se non c'è bisogno neanche di grandi studi. Se voi pensate che nel sud Italia, la parte del paese che nell'immaginario collettivo è la più retrograda, la più bigotta, la più omofoba, ci sono stati ben due, non uno, due presidenti di regione, delle due regioni più importanti,
la Sicilia e la Puglia, che siano omosessuali, dichiarati, conviventi. E tutti i cittadini della Sicilia e della Puglia, omofobi, hanno votato questi qui. Uno lo conoscete bene, Nichi Vendola, col suo compagno e il figlio procurato con l'utero in affitto. Nonostante ciò, pensate che in Puglia si sta discutendo una legge a livello regionale per tutelare gli omosessuali che vogliono fare politica perché sono discriminati. In Puglia, dove non abbiamo soltanto Nichi Vendola, abbiamo un certo onorevole Guadagno Vladimiro, detto Luxuria, un certo onorevole Ivan Scalfarotto, pugliese. Se io fossi un omosessuale vorrei essere discriminato come gli omosessuali pugliesi in Puglia. C'è qualcosa che non va. Infatti questo è il disegno di legge che vorrebbero approvare a livello regionale. Ora, che cosa si sta facendo? E qui entriamo nel vivo. Seguitemi. Non sarò eccessivamente tecnico, ma seguitemi. Che cosa vogliono fare rispetto a 6 anni fa? Ora vogliono utilizzare un reato recente. È stato introdotto nel 2018, quindi ha 2 anni. Che è questo reato qui. L'articolo 604 bis, propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica, cioè il reato dei razzisti, no? E far considerare i cosiddetti omofobi come dei razzisti. Che cosa prevede questo reato? La reclusione fino a 1 anno e 6 mesi o la multa fino a 6.000 euro per chi propaganda idee fondate sulla superiorità all'odio razziale e etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi. Il secondo, la lettera B, prevede invece la reclusione da 6 mesi a 4 anni per chi in qualsiasi modo istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione. Si prevede poi che è vietata qualunque organizzazione, associazione, movimento, gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, eccetera. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi o presta assistenza alla loro attività è punito per il solo fatto della partecipazione e assistenza con la reclusione da 6 mesi a 4 anni. Chi invece promuove o dirige tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi è punito per solo per il fatto di dirigere o essere presidente con la reclusione da 1 a 6 anni. Che cosa vogliono fare partendo da questo reato? Aggiungere quello che vedete in rosso. Non solo i motivi razziali, ma anche quelli fondati sul sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere. Ora, che cosa dicono? No, noi non puniamo la propaganda. Voi potete anche dire che l'omosessualità è una depravazione, che l'unica famiglia è uomo-donna, potete dire quello che volete, ma non potete metterlo in pratica. Noi puniamo la discriminazione e la violenza. Ma che cosa significa discriminare? Se il pastore di una comunità evangelica, visto che siamo in questa sede, decidesse di non accettare o espellere una coppia di omosessuali che praticano, conviventi, magari militanti per i diritti LGBT, discrimina? Se il rettore di un seminario diocesano cattolico non accetta o espelle un seminarista perché pratica l'omosessualità, discrimina? Sì. Se un pastore si rifiuta di cedere alla provocazione di 2 lesbiche militanti per i diritti LGBT che chiedono di essere benedette in chiesa, che discrimina? Sì. Se un pasticcere cristiano si rifiuta di confezionare una torta, no? Per una celebrazione che, tra virgolette, nuziale di 2 omosessuali, sta discriminando? Sì. Se un fotografo cristiano si rifiuta di fare un servizio fotografico per una celebrazione, sì. E
e potremo andare avanti. E allora anche qui bisogna capire che cosa significa discriminare. Loro ti dicono sì, tu puoi anche proclamare la parola, ma non la puoi vivere, non la puoi mettere in... Ma il cristiano non è che deve soltanto proclamare la parola, deve anche viverla. Questo te lo impedisco. C'è un problema anche con la violenza, perché uno dice, beh no, la violenza, quella no. Che cos'è la violenza? Guardate, questo ve lo dico perché? Perché in questi ultimi 10 anni, guardando anche l'esperienza di quello che succede in paesi come la Gran Bretagna, dove queste leggi già ci sono da anni, voi lo sapete, gli omosessualisti militanti tendono a fare sempre l'equazione, finisce così: discriminazione, odio uguale violenza. Io l'ho vissuto nella mia pelle. Nel ottobre del 2014, il 20 ottobre, quando al liceo scientifico Cavour di Roma, davanti ai ragazzi, insieme all'onorevole Scalfarotto, facemmo un dibattito. Beh, in quella sede, quando io, dopo aver fermamente sostenuto che la famiglia è soltanto quella fatta un uomo, una donna, un bambino, ha bisogno di un padre, una madre, eccetera, lui mi ha dato del violento. E dico, scusa, come violento? Sì. Stia attento, avvocato, che esiste anche una violenza verbale, perché le parole sono pietre. Ma se io vado a vedere l'articolo 604 bis, mi comincio a preoccupare. Un giornalista ha scritto questo di me. Gianfranco Amato si chiede: sostenere pubblicamente che l'unica vera famiglia è quella fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna è omofobia? Ed ovviamente la risposta è sì, dato che non esiste violenza più grande di un tizio che pretende che le altre famiglie siano considerate false solo perché lui erge a dogma i suoi pruriti sessuali. Violenza? Io non so quanti di voi hanno partecipato al Family Day di giugno del 2015, Sandro c'era, no? A Roma, in piazza San Giovanni. Ebbene, amici cari, un magistrato della Repubblica Italiana, faccio nome e cognome perché ha reso pubblico il suo post, il dottor Marco Gattuso, giudice del Tribunale di Bologna, sapete come ha definito il Family Day del giugno 2015 a Roma contro il gender nelle scuole? Un'iniziativa di talebani che hanno occupato una piazza di Roma per parlare di odio? Ora, siccome io da quel palco ho persino parlato e non mi sembrava di aver visto tanto odio, sorge il problema: che cos'è l'odio? Il codice penale non lo definisce, perché è un sentimento, ma si può andare in galera. Il 28 giugno Repubblica ha pubblicato addirittura un paginone: odio verso gay e trans diventa reato, fino a 4 anni per chi discrimina. Interessante l'intervista fatta al giornalista Simone Alliva, guardate cosa dice. Ricordate lo spauracchio dell'inesistente gender, i libri messi al bando, i pro-life che tuonavano contro i documenti con scritto genitore 1, genitore 2? Tutto questo si è trasformato in una istigazione all'odio. Cioè, protestare contro genitore 1 e genitore 2 invece di mamma e papà è odio. Violenza, discriminazione. Avete visto che cosa è successo a Lizzano? Tanto, no? Dei cristiani si sono trovati in chiesa per pregare a favore della famiglia e contro questa stramaledetta legge. Sono arrivati
i soliti contestatori urlando, bestemmiando. Il prete chiama i carabinieri perché era un assemblamento non autorizzato. I carabinieri ovviamente identificano questi qua abusivi. Arriva il sindaco esagitato, questa donna, e non solo difende i contestatori, ma chiede ai carabinieri di andare dentro e identificare chi sta istigando all'odio. Preghi per la famiglia, arrivano i carabinieri. E anche qui, sapete qual è stato il commento più illuminante di tutta questa vicenda di Lizzano? Il post di Massimo Battaglio, io molti di voi non lo conosco, ma chi è del settore lo conosce benissimo, è un attivista omosessuale che ha scritto: mi dispiace per il parroco di Lizzano, ma questa è precisamente una di quelle azioni che giustamente la legge Zan potrebbe punire. Perché sfido chiunque a credere che si tratti davvero di una preghiera da non considerare come gesto provocatorio e di istigazione all'odio. Fateli pure i vostri rosari blasfemi, saranno gli ultimi. E questo qui, sapete qual è il bello della vicenda? Che non l'ho scelto a caso fra i tanti improperi. Perché questo è un cristiano LGBT. Lui gestisce il portale, eccolo qua, Massimo Battaglio, Progetto Jonathan, portale su fede e omosessualità. Lui sostiene che nella Bibbia c'è scritto che Re Davide e Jonathan avevano una relazione omosessuale, no? Le solite balle, e ha creato questo progetto. E fa parte dell'associazione Cammini di Speranza dei cristiani LGBT. Persino le piazze della manifestazione Restiamo Liberi, che avete fatto anche qui in tutta Italia, abbiamo fatto, no? L'11 luglio, sono state considerate un'istigazione all'odio. Guardate che cosa è successo ad Andria. Cioè, qual è stata la reazione? Poi ditemi se non c'è qualcosa di sovrannaturale. Guardiamo, ascoltiamo, forse bisogna abbassare. C'è un papà e una mamma, sia la libertà di educazione, di religione, di stampa e soprattutto la... Scusate, questo si sente male, ma questo ragazzo sta dicendo che la famiglia è costituita da un uomo e una donna e un bambino deve avere bisogno di un papà e di una mamma. Sì, al diritto di ogni bambino a crescere un papà e una mamma, sia la libertà di educazione, di religione, di stampa e soprattutto alla legge Bavaglio Zan. Lasceremo questa piazza, continueremo a vegliare nella vita e sulle vostre vite, dove siamo ogni giorno, sulla pronti a scendere in piazza di nuovo se l'iter di questa legge non verrà fermato. Non hanno potuto concludere. Ma perché bestemmiare 6 volte Dio? Tra l'altro a Verona il manifesto Restiamo Liberi è stato manipolato, restiamo omofobi, in piedi per continuare a insultare, picchiare, uccidere le persone LGBT. Ora immaginate se noi ci permettessimo di fare satira su un manifesto di un gay pride. Allora uno può dire, vabbè, ma quelli erano 4 idioti, bestemmiatori. Giusto? Ci sta. Ma andiamo a ascoltare cosa ha detto il relatore di questa legge, onorevole Alessandro Zan, a Verona, contro questa manifestazione. Grazie Verona per questa bella piazza.
Questa è la piazza dei giovani. Io sono contento che ci siano così tante giovani e tanti giovani. Questa è la piazza dei diritti, questa è la piazza dell'amore, questa è la piazza dell'inclusione. Attenti. Mentre le loro piazze sono le piazze dell'odio, dell'esclusione, della violenza. Piazze dell'odio, dell'esclusione e della violenza? Ne potrei prendere tante, ma ne prendo una. Catania. Persone tranquille, in piazza, tra l'altro del mio amico fraterno Enzo Inco. Ora, se c'è una persona in Italia che non conosce l'odio, che non sa cosa significa discriminare e escludere, e che soprattutto non è violento, è Enzo. Ma come si permette questo deputato, questo relatore della legge, di istigare all'odio e offendere? Chi sta istigando all'odio? Chi sta offendendo? Tra l'altro, anche qui, l'ho ricevuta ieri, sul sito Non Una di Meno, ed è un sito di femministe, contro la violenza di generi e confini, rivoluzione trans, appendiamo Gandolfini. Ora, Massimo Gandolfini, portavoce del femminismo, impicchiamolo. Ma impiccare uno è violenza? E se noi ci mettessimo a dire impicchiamo l'onorevole Zan, che cosa sarebbe successo? No, è sul sito, sulla pagina Facebook, e nessuno ha mosso un dito. Se non è istigazione alla violenza questa? Ora vi diranno, no, state tranquilli, perché abbiamo trovato la soluzione. C'è un emendamento che risolve tutti i problemi. Che sarebbe questo? Attenti bene. Dice, ai sensi della presente legge sono consentite la libera espressione di convincimenti e opinioni, nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee e alla libertà delle scelte. Ora, a parte il fatto, come è stato notato da tanti giuristi, che c'è un verbo che non quadra, sono consentite. Cioè, lo Stato ti consente un'attività legittima? No, uno Stato totalitario, autoritario consente. Qui non consente nessuno. Attenzione amici, perché questo consente dà proprio l'idea della visione totalitaria. Noi siamo passati dallo Stato liberale, dove tutto è permesso, tranne quello che è proibito, allo Stato autoritario, dove tutto è proibito, tranne quello che è consentito. Ma vi rendete conto? Ma i parlamentari, i deputati che hanno votato questa cosa si sono resi conto che hanno votato che lo Stato consente condotte legittime? Cioè, e quando mai potrebbe non consentirlo? Ma a parte tutto questo, c'è un punto. Va bene. Ma chi decide? Chi decide se una libera espressione o una condotta, pregare in chiesa contro questa legge, è riconducibile al pluralismo delle idee e libertà? Chi lo decide? Chi? Magistrato? Amici, però anche qui non funziona proprio così nello Stato di diritto. Nello Stato di diritto il cittadino deve sempre sapere preventivamente quali sono le conseguenze del suo comportamento, soprattutto se si tratta di conseguenze di carattere penale. Se fai questa cosa rischi questa sanzione, prima del processo, non il processo. Anche perché in Italia ci sono giudici, come il dottor Giacomo Rocchi, giurista per la vita, componente della prima sezione penale della Cassazione, oppositore di questa legge assoluto, e giudici come il dottor Marco Gattuso. Chi decide che cos'è l'odio? Certo, il dottor Rocchi ha un'idea di odio e il dottor Gattuso ne un'altra, ma che facciamo?
Ci affidiamo alla sorte? Alla fortuna? In base al giudice in cui capitiamo? Che cos'è sta roba? Ora, tra l'altro, guardate che è anche fatto pessimamente dal punto di vista, perché è l'indeterminatezza l'elemento terribile che viene utilizzato. Pensate che esiste addirittura un comitato per la legislazione, cioè c'è un comitato tecnico che valuta i testi di legge. Qui è arrivato un parere del comitato di legislazione che dice assolutamente non funziona. Per esempio, dice questo parere: il provvedimento, nell'introdurre forme di tutela penale contro gli atti discriminatori fondati su sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere, non introduce apposite definizioni ai fini dell'applicazione della legge dei distinti concetti di sesso, genere, orientamento sessuale. Quindi non va bene. È arrivato anche il parere della prima commissione, la Commissione Affari Costituzionali, che ha smontato pezzo pezzo, guardate, tutto questo parere dice che così non va. Ma nonostante tutto ciò, il 3 agosto, lunedì, andrà in discussione alla Camera. Abbiamo visto che introduce questi concetti, cioè non si può discriminare per sesso, e fin qui ci arrivo, i sessi sono due, maschile e femminile, quindi non puoi discriminare donne, non puoi discriminare uomini, XXXY, ci siamo? Non puoi discriminare per genere. Ecco già qui, per esempio, che differenza c'è fra il sesso e il genere? I sessi sono due, i generi che cosa sono? Quanti sono? Chi sono? Non si sa. Ma quello che è più pericoloso, e voi lo sapete bene, perché ne abbiamo parlato tante volte, è il concetto di identità di genere, che è la traduzione della teoria gender. Quante volte abbiamo parlato di questo famigerato documento dell'UNAR, cioè del governo italiano, linee guida per... Guardate come definisce l'identità di genere. L'identità di genere è il senso intimo, profondo e soggettivo di appartenenza alle categorie sociali e culturali di uomo e donna, ovvero ciò che permette a un individuo di dire io sono un uomo, io sono una donna, indipendentemente dal sesso anatomico di nascita. Cioè, uno è uomo o donna, non in base a come è strutturato biologicamente, sessualmente, cromosomicamente, no, in base a come si sente. Ed è una sensazione che può cambiare anche nel tempo. Tra l'altro, attenzione, perché in uno dei primi 5 progetti di legge poi fusi in quello che abbiamo visto prima, cioè quello della Boldrini, eccolo qua, la proposta 107, si definiva l'identità di genere così: la percezione che una persona ha di sé come uomo o come donna, anche se non corrisponde al sesso biologico. Che vuol dire che io, Gianfranco Amato, senza sottopormi a nessuna operazione chirurgica e vestito come sono, potrei dire di sentirmi donna. Ora vedete, ne abbiamo parlato tanto di questo, questa idea bislacca nasce da un filone filosofico americano, post-strutturalista, decostruzionista, Judith Butler, tutto quello che volete. Ora, finché restava un'idea bislacca, così, delle accademie filosofiche americane, poteva anche starci. Trasferire questa cosa nel diritto ha delle conseguenze impensabili. Perché? Perché il diritto ha bisogno di dati certi, controllabili, verificabili, accertabili. Se io, Gianfranco Amato, con i miei genitali intatti, così, vestiti come sono, decidessi di sentirmi donna, perché non potrei invocare, che so, le quote rosa per candidarmi? Perché non potrei decidere di andare in pensione all'età delle donne? Perché se detenuto non dovrei avere diritto ad andare nelle celle femminili? Perché non avrei diritto di spogliarmi in uno spogliatoio, una piscina di donne con le donne? Allora,
Vedete, che coloro che sono chiamati ad applicare e interpretare la legge sulle quote rosa, sulla pesca, come fanno? Si devono basare su un'autocertificazione di una percezione soggettiva. E chi la verifica? È uno scherzo? No. Si vuole mandare in cortocircuito il diritto. Diventa un carnevale. E state attenti, perché questa cosa qui l'abbiamo sempre, non è mai arrivata nell'ordinamento. Per la prima volta, prima, nell'ordinamento giuridico italiano si sta introducendo con questa, e tutti zitti. Ma dove erano quelli che protestavano contro il gender? Va tutto bene? Stiamo introducendo per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico una follia delirante e va tutto bene. Tra l'altro questa roba, ed è sacrosanta l'iniziativa della scuola, la si sta insegnando ai ragazzi. In Puglia, la regione voleva distribuire questi volumetti per tutte le scuole di un ordine grado. Che cos'è l'amor? Dove, ecco qui vedete questa mucchiata un po' strana, dove si dice chi sei tu. Sembra semplice, ma tu devi decidere chi sei, perché puoi anche essere un maschio se sei una femmina o viceversa. L'autoerotismo, ricordiamo che non ci sono regole, non esiste un modo giusto per farlo, sbagliato per farlo, l'importante è che sì. Ma è questo terribile, attenti bene, cosa si insegna sull'identità di genere che si vuole introdurre per legge? Identità di genere. Caro ragazzo, il termine identità di genere indica in quale genere la persona si identifica, ovvero se si percepisce uomo, donna, in qualcosa di diverso da queste due polarità o in entrambi. L'identità di genere non deriva da quella biologica della persona e non riguarda l'orientamento sessuale, dal quale è totalmente indipendente, non c'entra niente gli omosessuali. L'identità di genere è un'esperienza del tutto personale e non può essere definita in termini assoluti, perché la viviamo e percepiamo in maniera differente. Pretendere infatti di poter categorizzare la variabilità insita nell'esistenza di miliardi di persone in due sole categorie di genere è assolutamente fuori da ogni logica. E tu vuoi mettere il diritto una cosa così? Allora, se non c'entra nulla la tutela degli omosessuali, perché abbiamo visto che è transessuale, che è ampiamente garantita, anche troppo, perché vogliono approvare questa legge? Qual è il vero obiettivo? Dove vogliono arrivare? Semplice, lo vediamo in due articoli, il 5 e il 6. Il 5 dice che si vuole introdurre la giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia, la transfobia, facendo cose, organizzando cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa anche da parte delle amministrazioni pubbliche e nelle scuole. Nelle scuole. Poi che cosa c'è? Che è quello peggiore. Il 6. Cioè, si dice che l'UNAR, poi vedremo che cos'è, che è l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale, deve ogni 3 anni in Parlamento presentare una strategia nazionale, va bene? Che deve intervenire in 4 settori fondamentali della società. Educazione, istruzione, lavoro, sicurezza e comunicazioni sociali, stampa, TV, per diffondere questa. Ora, a me spiace che anche tanti deputati che hanno votato sta roba non si sono accorti che nel 2013, voi lo sapete bene, l'UNAR fece la prima strategia nazionale, che grazie a Dio riuscimmo a fermare. Eccola qua. Strategia nazionale
della prevenzione e contrasto, quella che adesso dovrebbe essere approvata per legge. Sapete che c'erano quattro assi, no? Educazione, lavoro, sicurezza. Guardate per quanto riguarda l'educazione, visto che parliamo di scuola, che cosa prevedeva questa strategia? Ampliare le conoscenze e le competenze di tutti gli attori della comunità scolastica sulle tematiche LGBT. Garantire un ambiente scolastico sicuro e gay friendly. Favorire l'empowerment, vuol dire dare potere, alle persone LGBT nelle scuole, sia tra gli insegnanti che tra gli alunni. Contribuire alla conoscenza delle nuove realtà familiari, superare il pregiudizio legato all'orientamento affettivo dei genitori per evitare discriminazioni, anche attraverso A. valorizzazione dell'expertise delle associazioni LGBT in merito alla formazione e sensibilizzazione dei docenti, degli studenti, delle famiglie per potersi avvalere delle loro conoscenze. Coinvolgimento degli uffici scolastici regionali e provinciali sul diversity management per i docenti, anche i dirigenti. La predisposizione della modulistica scolastica amministrativa didattica in chiave di inclusione, genitore 1 e genitore 2. L'accreditamento delle associazioni LGBT presso il Ministero dell'Istruzione in qualità di enti di formazione. Arricchimento delle offerte di formazione con la predisposizione di bibliografie sulle tematiche LGBT, nuove realtà familiari, laboratori di lettura, un glossario dei termini LGBT che consente un uso... Accreditare, e sapete con le associazioni LGBT come enti formativi? Potremmo passare tutta la sera, ma vi cito solo un caso che noi abbiamo denunciato, avvenuto in una scuola superiore di un paesino in provincia di Reggio Emilia, dove l'associazione Arcigay di Reggio Emilia, chiamata La Gioconda, durante l'orario curricolare, quindi la mattina, chiamata dalla dirigente, in sostituzione di ore, no? Quindi durante l'orario curricolare, ha fatto questa lezione di formazione distribuendo un materiale. Stiamo parlando dalla prima alla quinta, quindi c'erano anche ragazzi di 14 anni, prima superiore, quinta superiore, anche in prima superiore, minorenni. Questo è il materiale. Per le infezioni sessualmente trasmesse. Cosa diceva questo? L'epatite A la prendi ingerendo acqua o cibo contaminato o, nel caso di rimming, se la tua bocca entra in contatto con le feci, anche minime tracce, di un partner infetto. Per proteggerti dall'epatite A durante i rapporti oro-anali, puoi utilizzare una normale pellicola trasparente per aderente, dental dam, o un preservativo tagliato a metà e appoggiato all'ano del partner. L'epatite B si trasmette principalmente nel corso di rapporti sessuali anali ed orali non protetti. Utilizzando un preservativo con un'adeguata dose di lubrificante a base d'acqua durante i rapporti anali e un preservativo durante i rapporti orali, potrai evitare il contagio. Per l'epatite A e B esiste il vaccino che conviene fare. Inoltre, la vaccinazione contro l'epatite B è gratis per i gay. Basta che tu dica al medico di essere gay e non paghi niente. Quindi anche una truffa al sistema sanitario. Se invece fai il pompino senza preservativo, non farti venire in bocca e non ingoiare, perché la concentrazione di virus HIV nello sperma è potenzialmente alta. Se però capita che l'altro ti venga in bocca, sputa lo sperma immediatamente, sciacqua la bocca con semplice acqua tiepida, non usare il colluttorio e non correre a lavarti i denti per non irritare le gengive. Questi devono essere accreditati come, presso il Ministero come enti di formazione? A mio figlio di 14 anni. E questa strategia nazionale, che secondo l'onorevole Zan bisognerebbe fare, per introdurre per legge, rendere applicabile ogni 3 anni, aggiornandola, sapete chi la fa, con chi la fa l'UNAR? Forse con la scuola? Forse con i docenti? Forse la concorda con le famiglie? Con 29 associazioni LGBT, tra cui c'è anche l'associazione
circolo culturale omosessuale Mario Mieli. Forse a voi non dice niente, ma questa associazione omosessualista, che dovrebbe essere ente accreditato presso il Ministero dell'Istruzione, si ispira a Mario Mieli. Chi era Mario Mieli? È uno che ha scritto un libro, tra le tante cose, Elementi di critica omosessuale. Guardate che cosa scriveva questo tizio. Noi checche rivoluzionarie sappiamo vedere nel bambino non tanto l'Edipo, il futuro Edipo, bensì l'essere umano potenzialmente libero. Noi sì possiamo amare i bambini, possiamo desiderarli eroticamente, rispondendo alla loro voglia di eros. Possiamo cogliere a viso e a braccia aperte la sensualità inebriante che profondono. Possiamo fare l'amore con loro, pedofilo. E guardate che voi che avete una particolare sensibilità, che cosa diceva in questo libro ancora questo tizio? La scelta del fuoco è anche il patto col diavolo, che ti si fa incontro quando sei pronto. Con lui non puoi che godere di una vera amicizia omosessuale, anche perché il diavolo è androgino o ginandro, o meglio, assume tutte le sembianze e può apparirti in questa checca affascinante o in questa donna australiana. Vendere l'anima al diavolo vuol dire innanzitutto scoprire e riconoscere la propria anima. Dice, ma questo... No. Se voi andate nel circolo omosessuale marimento, trovate pubblicizzato il libro e lo potete pure scaricare. Tic, 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 tic. Quindi si riconosce. Un'associazione di pedofili. Sapete che per aver denunciato questo la dottoressa Silvana Del Mari è stata a sua volta condannata. Condannata. Denunciata e condannata. Ora, questi devono diventare enti accreditati presso il Ministero per educare i nostri figli? No, vorrei capire. Però la potenza di fuoco è veramente diabolica. È diabolica. Vi ricordate di Guido Barilla? Lo ricordate? Sto disgraziato, durante una intervista alla radio, nel settembre 14, disse... Non farei mai uno spot con una famiglia omosessuale, non per mancanza di rispetto, ma perché non la penso come loro. La nostra è una famiglia classica dove la donna ha un ruolo fondamentale. Mai uno spot con... Tra l'altro dice io, no, abbiamo un concetto differente, io rispetto tutti. Per aver detto questa cosa è partita una campagna di boicottaggio a livello mondiale. Boycotting Barilla, addirittura una petizione. Si è mosso un universo tale, va bene, che ha persino la CGL della ditta. Ciò che è stato detto dal presidente Barilla Guido è lontano mille miglia dalla cultura e dall'immaginario collettivo della società civile e della CGL tutta. Con le sue affermazioni, Guido Barilla ha offeso gli omosessuali e le donne, ma Barilla Azienda è un'altra cosa. Una realtà dove solo in Italia lavorano 4.000 persone, che ogni giorno si impegnano per far uscire al meglio i prodotti e come tale va difesa. Barilla rappresenta un patrimonio per il Paese che non può essere buttato a mare a causa delle sciagurate dichiarazioni del Presidente pro tempore. E che cosa hanno costretto a fare a questo qui? A scusarsi? Voi non vi ricordate forse, ma addirittura... Nelle autostrade si vedevano i tabelloni, mi scuso molto per aver urtato la sensibilità di tanti, ho il più profondo rispetto per tutte le persone senza distinzioni. E gli hanno fatto fare anche un video, tradotto in inglese e portato in tutto il mondo. Ieri mi sono scusato per aver colpito la sensibilità di molte persone in tutto il mondo. Mi scuso nuovamente. In tutta la mia vita ho sempre rispettato ogni persona che ho incontrato, anche gli omosessuali e le loro famiglie, senza alcuna distinzione. Non ho mai discriminato nessuno. Le tantissime reazioni in tutto il mondo alle mie parole mi hanno colpito e addolorato, perché mi hanno fatto capire che sul dibattito riguardante l'evoluzione della famiglia ho molto da imparare.
Nelle prossime settimane mi impegno a incontrare gli esponenti delle associazioni che meglio rappresentano l'evoluzione della famiglia, tra i quali coloro che ho offeso con le mie parole. Sì. E sapete quanto gli è costato? Una marea, non avete neanche idea. Barilla, tra l'altro, questa autoaccusa mi ha ricordato ieri lo Xindao, quello che nella Cina maoista si faceva quando uno si autodenunciava e dichiarava pubblicamente di aver sbagliato, no? Che cosa ha dovuto fare Barilla? Ha introdotto il Diversity and Inclusion Board, cioè un comitato per la diversità e l'inclusione in azienda. Ha dovuto nominare un Chief Diversity Officer, un dirigente, una top manager dedicata alla diversità, che costa l'ira di Dio, e poi ha chiesto di essere inserito nel Corporate Equality Index, un indice delle aziende più gay friendly del mondo. Ha fatto un anno di prova e alla fine dell'anno hanno introdotto Barilla fra le società gay friendly. Ma la cosa che più gli è costata è il compenso al consulente, che è David Mixner, il guru dell'omosessualismo mondiale, un miliardario, che è costato milioni a Barilla questo scherzo, milioni. Ora, ma come... poi mica è finito. hanno preso Olimpia Zagnoli, questa grafica, e hanno fatto fare una grafica con due donne, quindi c'è anche le confezioni gay friendly per scusarsi. Ma Barilla in tutto il mondo avrà 8.000 dipendenti. Una multinazionale con 8.000 dipendenti? Ma questi discriminati quanta potenza hanno? Sapete quanto vale la lobby LGBT nel mondo? Tutto compreso, eh? Turismo gay friendly, utero in affitto. Considerato che in America le persone gay sono i big spender, sono quelli che hanno il reddito più alto, il tenore più alto, vivono a New York... 1.000 miliardi, 1.000 miliardi di dollari è la forza della potenza LGBT, della lobby gay in tutto il mondo. Advocate, che è una rivista famosissima nel mondo LGBT, rivela che il Global Equality Fund, un fondo misto pubblico-privato istituito nel 2011 dall'allora segretario di Stato Hillary Clinton per sostenere i diritti LGBT, opera dietro un velo di segretezza nel mondo attraverso la rete diplomatica che sostiene le multinazionali americane nella campagna. Quando alcuni deputati americani hanno chiesto ma che cos'è questo velo di segretezza, di cosa stiamo parlando? È intervenuto Jesse Bernstein dell'allora Dipartimento di Stato a dire no, si tratta di un lavoro molto sensibile e quindi non posso spiegare come agiamo in certi paesi per finanziare attivisti che si battono contro le discriminazioni nel campo dei diritti LGBT. Questo nell'America, nella democratica America di Obama. Todd Sears, che è il fondatore di Out Leadership, una delle lobby per il sostegno delle carriere dei gay nell'industria americana, spiega che c'è un'alleanza tra il Global Equality Fund e il Corporate Equality Index, e la spiega così. Perché spesso in stati come ad esempio la Russia, l'Uganda, la Nigeria, gli interessi del governo americano e delle multinazionali americane coincidono. Le culture sono diverse, le pop star sono popolari in un luogo e non in altri, certi film funzionano in un paese e in un altro, ma c'è una cosa che tutti capiscono, il business. Contrastare i diritti LGBT è andare contro il business. Ne sa qualcosa quel disgraziato? Sapete tra l'altro di quanti sono 1.000 miliardi di dollari? Per darvi un'idea, vi do un parametro. 1.000 miliardi sono quanto in un anno spende tutta l'Unione Europea e tutti gli Stati Uniti messi insieme per spese militari. Una potenza di fuoco che può piegare anche una multinazionale come Barilla. Tra l'altro, vi voglio anche dire e ricordare chi è l'onorevole Alessandro Zan, perché si presenta col volto di agnello, ma è un lupo travestito da agnello.
A gennaio del 2015 io venni a conoscenza, attraverso una nostra amica che lavorava a Lunar, che stavano per essere diffuse in tutte le scuole di un ordine grado d'Italia tre libretti predisposti dall'Istituto Beck di Caserta, intitolati Educare alla diversità. Eccoli. Erano tre perché erano uno per le superiori, uno per le medie e uno per le elementari. L'amica dice: Gianfranco, leggisti i libretti? Ah, io leggo tutta la prima parte, a parte le cose risibili. Si diceva che anche nei programmini di matematica bisognava dire ai bambini: Rosa e le sue due mamme vanno a fare la spesa, se un pomodoro costa. Ma c'è stato in questi libretti una parte dove spiegavano che cos'è l'omofobia e come si deve identificare un omofobo. Siccome allora c'era in ballo il DDL Scalfarotto che pretendeva di istituire il reato di omofobia senza definirlo, dico, beh, mi interessa bene. Sapete cosa c'era scritto in questi libretti? Che l'omofobia, l'omofobo si identificava attraverso quattro criteri. Primo, il grado di religiosità di una persona concorre a configurare il profilo di omofobo. Credere ciecamente, c'è scritto così, credere ciecamente nei precetti religiosi è omofobia. Considerare l'omosessualità un peccato è omofobia. E considerare come valida soltanto giusto il sesso per procreare è omofobia. Quando ho letto queste cose, se questi sono i criteri, io sono dichiaratamente, convintamente, orgogliosamente omofobo. Che cosa faccio? Contatto coloro che all'epoca ritenevo i diretti interessati, la CEI, la Chiesa Cattolica. Esce fuori un mio editoriale su Avvenire, Libelli educativi antiomofobi. Si scatena l'inferno, ovviamente, succede il pandemonio e alla fine questi libretti vengono ritirati. Grazie a Dio non sono stati diffusi. Questo, vedete, dimostra, amici, che a volte le battaglie bisogna anche combattere, perché si può anche vincere. Non è mica detto che si deve sempre perdere. A volte si può anche vincere. Ma sapete chi è stato il più acerrimo critico, quello che è letteralmente impazzito rispetto a questa cosa del ritiro? Lui, l'onorevole Zan. Guardate che cosa ha scritto in questo comunicato. La circolare del Ministero dell'Istruzione, che ha bloccato la diffusione nelle scuole degli opuscoli Educare alla diversità contro il bullismo omofobo e trasfobico, realizzati dall'Istituto Beck su mandato dell'UNAR, rappresenta un preoccupante passo indietro per l'intero paese. Il governo ha dimostrato una grave irresponsabilità nell'assecondare le posizioni estremiste e del tutto mistificatorie di chi, come gli esponenti del centrodestra, del Cardinal Bagnasco, dei giornali dei Vescovi, ha gettato fango sul lavoro dell'UNAR, con l'unico obiettivo di delegittimare la strategia di contrasto dell'omofobia. Ritengo scandaloso che nel 2014 si levino scudi crociati anche da parte di esponenti del governo, come il sottosegretario di istruzione Toccafondi, contro un validissimo strumento culturale, quali sono i libretti del BEC, che poteva offrire agli insegnanti italiani un aiuto concreto contro le discriminazioni tra studenti sempre più frequenti, come purtroppo conferma. Cioè, un validissimo strumento educativo dire che uno è omofobo se è religioso? Se crede ciecamente ai precetti? Se considera l'omosessualità un peccato? Questo è l'onorevole Zan, il lupo travestito d'agnello, perché lui si presenta anche nelle chiese, dice: no, non preoccupatevi, è tutto a posto. Tra l'altro, su Lunar, questo ufficio nazionale antisemitismo che andrebbe chiuso,
un futuro governo deve chiudere questo ufficio. Chiudere. Perché gestisce soldi, adesso vi faccio vedere come. Ve lo faccio vedere, così vi svegliate. C'era un bando dell'UNAR, guardate un po', di 999.274. Perché? Perché a 1.000.000 arrivavano i controlli. 999.274, un pelino sotto il milione. Tra le tante associazioni, Arcigay, tutto, ce n'era una, Andos, eccola qua, che hanno dato 55.000 euro. Ed è un'associazione, associazione nazionale contro le discriminazioni da orientamento sessuale. Siamo andati a controllare, ci sono sedi dappertutto, ce n'è una anche a Palermo, sì, Catanzaro, Potenza, Perugia, Milano, Trento. Ecco, adesso ascoltate questo servizio delle Iene. Avvocato Spano, buongiorno. Filippo Roma, Le Iene. Salve. Lei è il direttore dell'UNAR, giusto? Sì. Che è l'organismo della Presidenza del Consiglio che si occupa di assegnare una serie di fondi a varie associazioni che sono in prima linea contro le discriminazioni sessuali e razziali, giusto? Sì, fra i compiti ha anche quello di gestire attività contro le discriminazioni. Questo che vedete con una appariscente cappottina arancione è Francesco Spano, il direttore dell'UNAR, l'ufficio nazionale della Presidenza del Consiglio antidiscriminazioni razziali, cioè un ufficio del governo che ha come compito quello di contrastare discriminazioni su razza o sesso. E a tal fine gestisce anche centinaia di migliaia di euro dei contribuenti, cioè di tutti noi. Abbiamo cercato il suo direttore proprio per capire meglio con che criteri il suo ufficio sceglie le associazioni da accreditare presso la Presidenza del Consiglio e poi quindi da finanziare con migliaia di euro, perché in effetti c'è più di qualcosa che non torna. Queste associazioni, per essere accreditate presso il registro dell'UNAR, che requisiti fondamentali devono avere? Beh, devono averci cioè, tutta una serie di requisiti di legge previsti che si possono trovare anche sul nostro sito. E guardate bene cosa succede proprio quando gli chiediamo spiegazioni sui requisiti necessari alle associazioni per essere accreditate presso il suo ufficio. Lo potete trovare anche sul sito i requisiti. Infatti abbiamo trovato, abbiamo letto questa cosa qua, che tra... Scusate un secondo però, scusate. Aspetta, avvocato. Vi ascolto. Ah, cioè, si riesce. Avvocato, niente. Prego. L'avvocato è scappato così, stavamo parlando, stavamo affrontando un argomento, ha preso e se n'è andato, all'improvviso, facendo finta di ricevere una telefonata, si è rifugiato qui dentro. E come vedete, il direttore Spano non sta parlando al telefono, che è ben visibile qui in basso, ma è scappato dentro gli uffici della Presidenza del Consiglio improvvisamente, proprio quando gli abbiamo chiesto come sono state scelte le associazioni da finanziare. Badate bene, nel registro delle associazioni accreditate presso l'UNA ce ne sono alcune molto famose e che tutti noi conosciamo bene, come Amnesty International, l'UNICEF, la Croce Rossa Italiana, la Comunità di Sant'Egidio. Ma ce ne sono altre che non abbiamo mai sentito nominare, come questa qui, che proprio con l'ultimo bando assegnato qualche settimana fa si è aggiudicata anche un mucchio di soldi, cioè 55.000 euro. Ascoltate la segnalazione che ci è arrivata proprio su questa associazione. L'abbiamo così ricostruita per garantire l'anonimato del nostro segnalatore. In realtà questi circoli non sono altro che dei locali con ingresso a pagamento dove si incontrano le persone gay per fare sesso, a volte è anche questo a pagamento. Quindi tu ci stai dicendo che in questi circoli si fa sesso e pure a pagamento? Sì, perché si tratta di un'associazione di imprenditori del mercato del sesso gay. Si nascondono dietro le etichette di associazioni di promozione sociale, le stesse che dovrebbero avere come mission quelle di aiutare le persone. Ma in realtà il loro unico scopo è quello di fare soldi senza pagare le tasse. In che modo? Sfruttando la denominazione di associazione, a cui sono concesse delle agevolazioni. Se si trattasse di un locale commerciale, dovrebbero pagare le tasse sull'ingresso, sulle bibite, su tutto ciò che viene venduto, compresi i massaggi, e dovrebbero anche comprarsi una licenza. All'associazione invece non è richiesto niente di tutto questo, proprio perché l'attività principale dovrebbe essere senza fine di lucro. Il nostro segnalatore sostiene che in alcuni di questi circoli, più che promozione sociale di carattere culturale, si faccia prevalentemente altro. E noi siamo andati a verificare di persona. Io la prima volta che vengo volevo capire perché serviva tesserarsi. Serve tesserarsi perché è un locale che non entra neanche la polizia, né donne, né un club che puoi fare quel cazzo che vuoi. Fate anche attività sociali o culturali? Certo, basta aprire il culo, la bocca è culturale. Di cultura c'è solo la minchia. Qui si fanno delle attività socio-ricreative, che in realtà scopare. In quanto circolo non dovrebbero fare anche attività culturali? Sì, ogni tanto c'è lo stand lì all'ingresso dell'associazione per l'attività contro l'AIDS, però le fa tre volte l'anno, ma è tutta una roba finta per aggirare la legge. Tu fai finta di essere un circolo culturale e crei un'associazione che sa
e tessere i soci. Scusa, tutti i locali in Italia in cui entri con questa stessa tessera? È uguale qui, non fanno attività culturale, fanno attività culo-turale. O minculturale, uguale, per un culo ci vuole una minchia, per una minchia ci vuole un culo, o una bocca. Anche i frequentatori di questi circoli sembrano non avere alcun dubbio su quali siano le attività prevalenti. Basta andare sui siti di quei posti per capire che cosa offrono. Effettivamente, basta andare sui siti di alcuni circoli dell'associazione finanziata da Palazzo Chigi per farsi un'idea. In questo, per esempio, nella pagina dedicata ai servizi, si legge chiaramente due dark room. Che cosa sono le dark room? Sono delle stanze buie dove la gente entra vestita, nuda, per fare sesso con chi capita, senza guardarsi in faccia. Là dentro succede di tutto, molto spesso senza nemmeno usare protezioni. Ti puoi immaginare i rischi per le malattie. Ed ecco cos'è una dark room, un posto dove tutti girano rigorosamente nudi o dove al massimo si possono indossare mutandine come questa. A parte sorseggiare un buon drink al bar, l'attività principale di una dark room è fare sesso liberamente davanti a tutti. Come questi due ragazzi, uno sta seduto sullo sgabello del bar e l'altro in ginocchio davanti a lui assaggia ben altro che un drink. Come questi altri due e questi altri ancora. Qui ci si diverte tutti insieme. Infatti, mentre questi due signori fanno sesso, accanto a loro c'è un terzo che fa da sé. Ma ecco il piatto forte. Un uomo incatenato e appeso a gambe aperte e un altro che più che dargli una mano gli dà proprio il braccio. E oltre alle famigerate e affollate dark room si trovano anche giochi di sesso estremo come il Glory Hall. Glory Hall? Ma che è sto Glory Hall? Te lo sai cos'è il Glory Hall? È quella roba che c'è lì nel corridoio, coi buchi. C'è gente che magari sta là dietro, un cazzo lì nel buco e uno passa e fa quello che vuole. Tu crepoli il cazzo, lo fai passare dal buco e quello esterno te lo succhia. Non so se magari prendono nel culo così, te lo succhia. Ora, fin quando si tratta di sesso libero, in fondo sono letteralmente cazzi loro. Ma la cosa interessa tutti quando si spacciano attività di business per attività culturale che prevede agevolazioni fiscali. E poi il nostro segnalatore ha denunciato anche attività di prostituzione. Quello che trovo assurdo è che un'associazione come questa, con circoli, saune, centri massaggi, dark room, ma soprattutto dove si pratica la prostituzione, possa aver vinto un bando dalla presidenza del consiglio. Soldi pubblici. E chi è che si prostituisce? Normalmente lo fanno i massaggiatori. Finito il massaggio, chiedono esplicitamente al cliente se vuole andare oltre con qualche servizietto extra a pagamento, pompini, sesso anale, sadomaso. Esistono dei veri e propri listini, ogni cosa ha il suo prezzo. Normalmente, quanti clienti si fanno fare il massaggio extra? Quasi tutti quelli che chiedono il massaggio lo fanno per avere prestazioni sessuali, altrimenti andrebbero in qualsiasi altro centro che costa anche di meno. Andiamo anche noi in questi circoli a farci fare un massaggio. 50 euro, paga adesso? Sì. Mamma, dammi il portiere, sì. E alla fine? Già fatto di provare. Ecco la proposta dell'extra. Vuoi massaggio completo? Cosa vuol dire completo? Avete visto? In questo primo circolo un massaggio normale costa 50 euro, ma se vuoi un extra, in questo caso una prestazione di sesso orale, devi aggiungere 70 euro. Vediamo cosa succede in quest'altra sauna. Volevo fare un massaggio, quanto costa? Un'ora e 38 euro. Comincia il massaggio. Anche qui il massaggiatore ci propone una prestazione sessuale in cambio di soldi. E cos'è che si può fare? Sono più e quanto? 50. E la stessa cosa accade in un terzo circolo. E quanto costa una bomba? 50 euro. Ma com'è possibile che la presidenza del consiglio non si accorgano di queste cose? Effettivamente è strano. È ancora più strano che il direttore dell'UNAR, l'ufficio che distribuisce finanziamenti, abbia la tessera di questa associazione. Il nostro segnalatore sostiene che il direttore dell'ufficio della presidenza del consiglio che ha deciso i finanziamenti per questa associazione è a sua volta socio dell'associazione in questione. E a prova di ciò ci ha fatto vedere i riferimenti relativi al suo presunto tesseramento, che sono il codice socio e il numero della tessera, con la data di rilascio e di scadenza e anche la data di nascita fornita dal socio al momento dell'iscrizione. È mai possibile? Noi non possiamo sapere se le cose che ci ha mostrato il segnalatore siano vere oppure no. Il miglior modo per verificare se è vero è chiederlo direttamente a lui. Noi non abbiamo niente contro chi è omosessuale, ma ci chiediamo perché dobbiamo finanziare un'associazione che dice di svolgere attività socioculturali e che invece fa prevalentemente tutt'altro. E poi, chi finanzia con soldi pubblici è veramente socio di chi è finanziato? Oh, avvocato! Scusate, no, scusate. No, siamo preoccupati, no, che è andato via, era scappato. Adesso no, c'è no, me. Al cellulare no, perché devo scappare. Apposta, poi no, scusatemi, infatti, anzi, vi chiedo scusa. Ci mancherebbe altro. Tra le varie associazioni che nel 2016 hanno ottenuto questi finanziamenti dalla presenza del consiglio, ce n'è una che ha ottenuto 55.000 euro. Ha partecipato ad un progetto, mi pare. Esatto. E come attività preminente, c'ha ben altro. Allora, noi stiamo a quello che ci dichiara lo statuto e delle associazioni. Però, dicevo, no, Aoia fa tante altre cose rispetto alla lotta contro la discriminazione. A noi si risulta che fa questo, poi non lo so che altro fa. Glory Hall. Sa che è il Glory Hall? No, assolutamente no. È una pratica sessuale dove c'è un buco e uno in fila. Questo, non lo so, ora ragazzi, se mi date questa segnalazione, grazie, ora verificheremo. Dark room.
No, questo non lo... Vabbè, ora questo lo verificheremo, insomma, l'importante... Ci hanno segnato Dark Room dove avviene pure tutto, braccia infilate ovunque, non si sa dove. Oddio, questo... lei può immaginare dove. Beh, questo sarà una cosa che riguarderà la vita privata delle persone, non rileva a noi, insomma, però... No, per carità, però soprattutto in questi circoli si pratica la prostituzione. Beh, questo no, spero, la prostituzione è un reato. E si pratica nei circoli accreditati con l'UNAR. No, questo no, allora no, questo assolutamente no, le posso assicurare. Noi vi assicuro io, vi faccio un filmato, guardi, vi assicuro io che sì invece. Non mi interessa il filmato, ci mancherebbe. Come non interessa, lei è quello che dispensa questi finanziamenti pubblici, la prostituzione come fa a non interessare? Guardi poi che abbiamo visto, questo è un massaggio che avviene dentro una sauna, un massaggiatore che propone un extra al nostro collaboratore, un extra allenatore sessuale, per 50 euro, scopare 50 euro, altra sauna. Sì, no, no, non mi interessa sta roba, grazie. No, no, cioè dal punto di vista di vederlo non mi aggiunge niente, me l'ha data, mi ha dato l'informazione. Comunque guardi, io oggi stesso ora torno in ufficio, convocherò il presidente di e verificherò questa cosa, perché se l'attività è, come voi dite, legata alla prostituzione, ci mancherebbe altro. Lei come direttore dell'UNAR, no, ma non svolge dei controlli su che cosa combinano queste associazioni? Ma io le ripeto, io faccio un controllo cartaceo e formale su quello che viene dichiarato. Un po' a cazzo? No, no. Per rimanere in argomento. Non è che posso andare nei circoli a vedere cosa succede nei circoli. Questo non... Direttore, lo sappiamo noi che non facciamo parte dell'UNAR, non lo sa lei che è il direttore dell'UNAR. 55.000 euro. Ma perché i contribuenti degli ARI devono finanziare con le proprie tasche associazioni dove si pratica la prostituzione? Assolutamente no. Lei di fronte a queste scene se la sente di assegnare questi fondi? Ora questo faremo la verifica che stiamo facendo e se fosse un'associazione che come voi dite con questi fondi sosterrebbe la prostituzione, ovviamente no, ma va in automatico, le assicuro. Insomma, uno no, dice... sia tranquillo, su questo guardi sono tranquillissimo. Ma con un direttore che mi controlla così, le associazioni che ricevono questi fondi, non so, tranquillissimo. Stiamo sicuramente facendo dei controlli. Oggi stesso io, anche grazie alla vostra segnalazione, convocherò il presidente di e chiederò se c'è una difformità rispetto a quello che è dichiarato nello statuto e quella che è la loro attività svolta. Non... Nel caso annulleremo questa assegnazione. Lei non conosceva l'attività di La conosco come attività di promozione, di seminari, hanno un giornale, cose di questo tipo. Perché un uccellino ci ha detto che lei è socio della... No, assolutamente no. Non sicuro? Assolutamente. Sicuro, perché noi ci sono arrivati degli estremi di una tessera. Aspetti qua, Ma ora però devo andare. Aspetta, la mia figlia la lasciamo andare. No, la prego, davvero. No, guardi, però... ci risulta un numero di tessera, 710, fatta il 18/3/2016, a nome suo. Non so, io non ho... Dove, come? Non è tesserato? No. E perché noi abbiamo questi estremi? Non lo so. No, ci togli una cosità per cortesia? Sì. Perché noi vogliamo stare tranquilli, no? Perché noi ci chiediamo, sia mai che chi dispensa fondi pubblici a una serie di associazioni sia anche socio di quell'associazione, no? Ora vi devo salutare però, davvero. No, aspetta, se no ci sarebbe un conflitto di interessi, no? Arrivederci. No, aspetti, vogliamo verificare se è socio o no? Sì, scusi. Appena gli abbiamo chiesto, però no, socio, ha preso ed è scappato. Guardate come se l'è letteralmente data a gambe. Ma il direttore di questo ufficio della presidenza del consiglio ha o no la tessera dell'associazione a cui è stato assegnato il finanziamento di 55.000 euro? Lui ha più volte detto di non essere socio, anche in maniera decisa. E questo finanziamento sarà veramente bloccato come dichiarato dal direttore dopo che gli abbiamo mostrato le scene di sesso estremo e prostituzione che avvengono nei circoli di questa associazione? Ad oggi, a due settimane dall'intervista, che ci risulti il direttore non ha revocato alcun finanziamento. Come vengono spesi tutti questi soldi? Il presidente del consiglio Paolo Gentiloni lo sa e il sottosegretario Maria Elena Boschi, da cui dipende proprio l'ufficio di quei direttore Spano. Come vengono spesi tutti questi soldi, lo sa? Voi fareste fare una strategia nazionale che entra nelle scuole, nel lavoro, nelle carceri, a un ufficio così? E sono soldi vostri? In un momento in cui stiamo vivendo una crisi economica. Oggi ho incontrato Gaetano Armao, vicepresidente della Regione Sicilia, assessore al bilancio. Mi ha detto che 10.000 siciliani hanno dato impegno alle fedi per dare da mangiare ai propri figli. Hanno impegnato persino la fede nuziale, ciò che è uno di più caro. Sono andati da lui tutti i 3-4 sindacati a dire che a settembre non abbiamo neanche idea di che cosa succederà. Si prevedono 500.000 posti di lavoro spariti, disoccupati.
In Italia una famiglia su tre, una, dice Il Sole 24 Ore, deve rinunciare almeno a una prestazione medica, soprattutto i dentisti, perché non ha soldi per la crisi. Ci saranno 500.000 posti in meno e va a rischio un terzo delle imprese. E noi dobbiamo buttare i soldi così? Su questo? Tra l'altro, giusto per cominciare, la legge prevede già una copertura di 4 milioni all'anno a cominciare dal 2020 per Lunar. 4 milioni. Ed è una truffa, sapete? Sì, sì. Truffa. Frode parlamentare. Perché? Sì. Perché i 4 milioni li hanno già stanziati nel decreto rilancio. Ci sono già. E la legge non è stata ancora neanche presa. Neanche la Camera. Perché dopo la Camera deve essere approvata al Senato. E dopo promulgata, pubblicata. No, la legge non c'è, ma i 4 milioni già ci sono. È una truffa. E tutti zitti. E lo dice bene il nostro amico Zana, ascoltate. E la libera espressione dell'opinione è un principio costituzionale. Ma no, loro cosa vogliono fare? Vogliono dire che limita la libertà di pensiero, semplicemente per continuare ad odiare, a discriminare, ad essere omofobi nei confronti di persone che oggi hanno meno diritti degli altri. Chi? Avete capito? Cioè, in Italia oggi ci sono persone che hanno meno diritto, gli omosessuali hanno meno diritto degli altri? Ci vorrebbe dire, di grazia, l'onorevole Zan, quali sono questi... Cioè, voi sapete, cioè noi, con la Costituzione più bella del mondo, in uno Stato democratico, abbiamo una categoria di persone che hanno meno diritti degli altri. Ma di cosa stiamo parlando? Attenti, perché questa narrazione falsa, perché noi non siamo come l'Alabama degli anni 60 con i neri, ci sono locali dove gli omosessuali non possono entrare? Ci sono, come era in quegli anni, ci sono sale di aspetto riservate agli omosessuali, come era con gli africani? Ci sono mezzi pubblici dove gli eterosessuali stanno davanti e gli omosessuali stanno di dietro? Ma c'è un motivo. Perché presentare una falsa rappresentazione di persone discriminate, perseguitate come erano gli afroamericani nell'Alabama degli anni 60. È il vero obiettivo di questa legge. Un principio che si chiama affirmative action. È un concetto semplicissimo, sapete. Ve lo spiego subito. Se lo Stato riconosce che una determinata categoria di persone, omosessuali, è stata discriminata, perseguitata, ha poi diritto a un risarcimento, esattamente come è avvenuta con gli afroamericani, i neri, negli Stati Uniti. E come avviene questo risarcimento? Semplice. Attraverso corsie privilegiate nelle assunzioni, corsie privilegiate nell'assegnazione agli alloggi, quote, già parlano di quote arcobaleno, quindi avremo le quote rosa, le quote arcobaleno, in politica, nelle aziende, nel lavoro, ci sarà il rappresentante aziendale. Cioè, è così. Questo è il vero, ed è il vero obiettivo pericoloso. Poi noi sappiamo, l'abbiamo visto, l'abbiamo sentito, chi c'è dietro? Ah, guardate, ha gettato la maschera, non si nasconde più. Lo guardate al Gay Pride. Satana ama, ma questo è falso, Satana non può amare, Satana non conosce l'amore, Satana può solo odiare, ed è talmente falso che riesce a far apparire quelli, i veri, le vere vittime dell'odio come gli odiatori. Questo è satanico. Usa la falsa maschera del lavoro, love is love, ma dietro è così. E non si può utilizzare una legge per servire il padre della menzogna e il padre della divisione. Guardate, questa legge sta scontentando tutti. Scontenta i credenti,
scontenta le femministe che sono contro l'identità di genere, scontenta i liberali, scontenta persino gli atei, scontenta i genitori, scontenta le scuole, scontenta tutti. Una legge che sta seminando divisione e sta mettendo uno contro l'altro. Chi vi ricorda? Ma uno Stato ha servito a questa logica divisiva, figlio del padre della divisione e figlio del padre della menzogna, non è soltanto uno Stato che noi non possiamo accettare, è uno Stato che noi abbiamo il dovere di combattere. Grazie.